che al momento è il quarto cavallo al gioco, dopo i tre più attesi che sono invece Bargara, la cui quota addirittura è precipitata sotto pari, 1,95, che francamente mi sembra eccessivo, in basso, poi 3,56 per Velvet di Poggio, e questa è una quota che francamente un po' alletta, e 4,48 per il 10 di Venusia Jet. Grazie Francesco, tutto è pronto, si va in partenza. Quinta corsa di Palermo, in corsa nazionale, in pista Puledri di 3 anni sulla breve distanza, favori al gioco per il numero 5 Vivace Bargal, contro favorito il numero 1 Velvet di Poggio. Si va allo stacco, stacco che vede in difficoltà Velvet di Poggio, mentre Vivace Bargal che scatta con buona lena e in poche battute va al comando nei confronti di Vaitor, che è partito bene, ma parte bene anche Voisia S, che in poche battute va a guadagnare la scia del battistrada. Dunque al comando Vivace Bargal, il favorito della corsa, poi a seguire Voisia S e Vaitor, mentre prova a risalire per linee esterne Vega Rab, serra sotto anche Venusia Jet, ed in terza ruota Velvet di Poggio, che dopo qualche difficoltà di prudenza nella fase di lancio punta deciso in terza ruota. Risale con grande slancio Velvet di Poggio con il suo cuffino bianco e prova a mettere sotto tiro il capofila Vivace Bargal, 45,4 da 1,15,7 al chilometro, i primi 600 metri, e beh, avanza come un bulldozer Velvet di Poggio. Tony Porzio lo tiene bene in mano e mette sotto pressione Vivace Bargal, non si oppone più di tanto. Antonio Velotti, comprendendo che il cavallo che lo sta superando è forse un'altra categoria dal punto di vista dei mezzi, ed eccolo là Velvet di Poggio davanti a tutti. Antonio Porzio sta tentando di compiere questo piccolo capolavoro, primo chilometro abbastanza svelto, attorno all'1,16 scarsi per Velvet di Poggio, Vivace Bargal, Venusia Jet, i tre più attesi sono lì davanti a tutti a giocarsela con Velvet di Poggio, che ha comunque speso tanto perché era partito molto piano. E Velotti, Antonio, dopo aver dato strada a Velvet di Poggio, adesso ha ricaricato le batterie di Vivace Bargal e prova la controffensiva, dietro i due prova a serrare sotto per linea interna Venusia Jet, che trova il varco, e allora può succedere di tutto, si difende, ma Vivace Bargal all'esterno è il più incisivo, di dentro Venusia Jet è sul palo Vivace Bargal, prende la meglio, sbaglia Venusia Jet e il secondo posto va a Velvet di Poggio, mentre più indietro probabilmente Vega Lab completa la terna. Sul mio cronometro un tempo attorno all'1,16 anche scarsi per il vincitore, che è Vivace Bargal, quota di 2, Antonio Velotti in sediolo, il training è quello di Antonino Cusimano, il signor Veneruso il proprietario, di galoppo Venusia Jet, almeno così ci è sembrato, secondo posto per Velvet di Poggio e terzo per Vega Rab. Dunque, salvo conferma, i numeri giusti dovrebbero essere 5-1-7 per la quinta corsa di Palermo.